Allora, riprendiamo. Nel frattempo. Grazie per avermi avvisato. Alfredo carissimo, allora, questo mi sa che è proprio è rotto e non si può fare niente. Se c'è qualcun altro, quindi ho capito che la risoluzione in 2K non va bene. No buono, no good. Va bene. Grazie per avermelo fatto notare, Alfredo. Spero che tu ti stia ricollegando. Allora, diamo un attimo un'occhiata. Nel frattempo. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, bentornati a tutti. Scusate, se sì, eventualmente la live si è interrotta, ma per questioni tecniche ho dovuto ridurre la risoluzione affinché, insomma, un po' tutti possano. Fabrizio DAV2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Ben ritornati, grazie ancora per la vostra ospitalità. Ok, diamo un attimo un'occhiatina. Mi sembra che vediamo un po'. Mi sembra che adesso vada. Vediamo un attimo che dice qua la regia. Vediamo un po'. Bitrate. Com'è? Mi chiede un altro poco di pazienza e poi continuiamo. Ah, ecco qua, Alfredo, allora com'è? Va bene così? Funziona? Ok, perfetto. Allora, bitrate è ottimo, perfetto. Allora, direi che visto che non tutti possono guardare la live in 4K, in 2K, chiedo scusa, e allora continuerò. La risoluzione massima al momento è quella di 1080 Full HD. Ok, vediamo un po' com'è. Come procede questa live? Ok, sembra anche più fluida. Perfetto. Ok, Alfredo carissimo, tutto bene? Tu come stai innanzitutto? Scusami, ma hai fatto bene a farmi notare sta cosa. Grande Alfredo. Tutto bene, Alfredo. E oggi mi sono anticipato un pochettino perché nell'ultimo periodo House Flipper ha richiesto veramente un bel po' di tempo e siccome ho notato che il gioco comincia a piacere e allora mi sono detto visto che piace e siccome è un gioco che a volte può richiedere anche fino a un paio d'ore abbondanti di gioco, allora ho detto oggi inizio prima così posso fare le cose per bene. Allora qua sono passato, ok, quindi qua mo dobbiamo fare un'opera di restauro. Laviamo le finestre e poi iniziamo un'altra volta a lavorare dall'esterno. Iniziamo un po' dal giardino. Mettiamo la solita piscina, una bella fontanella, quello che molti dicono, il solito stagno. Visto?
Ah, questa non è niente, Alfredo. Ci sono altre case ancora messe ancora peggio. Che ancora devo andare ad acquistare. Poi ti renderai conto che questa qua in confronto è pulita. Ma è molto molto pulita. Ce n'è un'altra californiana, diciamo così, un po' più messa maluccio. Allora, vediamo un po'. Io metterei la piscina qua. C'è un po' di spazio. Aspetta, no, forse. No, allora stagno, quindi andiamo in decorazioni, metto uno stagno un po' più piccolino. Lo stagno con i pesciolini qua. Ok. Cioè, tu hai capito, Alfredo, qua questi per mettere tipo la piscina o lo stagno. Questo qua, due o tre colpi di pala a mano, tra l'altro, e risolve il problema. Sì, allora, qua io ho messo lo stagnetto. Allora, la siepe non può mancare, la privacy. Beh, infatti è quella. Quella là, mo ti faccio vedere quale piscina dico, che poi fa, pare che si chiama onde a contrarla contro. Allora, mo ti dico quale vorrei mettere. Io solitamente metto qua questa qua, piscina idromassaggio. Tu quale dici? Quindi non lastricate, quindi ad esclusione di questa. Allora, piscina piccola è questa. Allora, vediamo un po'. Scegli tu. Allora, piscina piccola. Poi, piscina grande. Non so se lo spazio ce lo fa fare. Oppure, piscina con idromassaggio. Queste sono tutte esterne, queste qua che ti sto proponendo. Dimmi tu, questa qua con l'idromassaggio. E questa va bene anche tipo alle spalle della casa. E quindi devo andare a modificare lo stagno. Piscina grande esterna. Ok. Allora, vediamo se ci entra qua. Ok. Speriamo bene. Ah, ci va, a posto. Allora. La metterei quasi quasi in questo angolino qua. Grande, grande Alfredo. Allora, qua mettiamo la siepe. Dici di mettere la casa, non so se ci entra. Vediamo un po'. Se ci entra, la mettiamo dietro alla casa. Tanto io comunque la siepe la metto. Giriamolo un po'. Che dici? Va bene qua. Ho cercato di metterci, lasciare pure un po' di spazio per passare. Facciamoci un tuffo. Ehi, non mi fa entrare in acqua. Opla. Ok, perfetto. Comunque la siepe la metto sempre perché così crea anche un po' di privacy. Quindi mettiamo siepe corta. Poi siepe da recinzione bassa. Quanto è bassa? No, questa non va bene. Bella, ma forse qua non è il caso. Siepe. Allora. Siepe alta e frondosa, stretta, 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 eccola qua. Mettiamo scritto stretta. Porte strette. Quello sai, Alfredo, con l'ultimo aggiornamento hanno rilasciato un sacco di novità qua.
Io pensavo di mettere del lastricato, delle lastre particolari in finta pietra. Allora, questo modo deve iniziare per forza da qua. Allora, devo calcolare che là c'è il paletto, quindi diciamo che più o meno qua. Ecco, qua hanno acceso pure la luce. L'ultima volta ho fatto una casa completamente di rosa, l'ho tinta tutta di rosa. Ed è stato pure, non è stato facile completarla, eh. Questo mo mi sa che allora, vediamo un po' se trovo qualcosa di molto più stretto. Stretta. Siepe. Altrimenti là gli metto un bel alberone, un bel albero quasi quasi. Albero, va. Piante. Quasi quasi gli metto qualcosa del genere. Questa qua. Vediamo un po'. Oh, non male. Vediamo. Perfetto. Anche se. E ora lo mettiamo dove il pino, mettiamo un po' di alberi. Io ho messo sta siepe soltanto per chiudere quell'angolino là. E qua la siepe la possiamo tranquillamente appoggiare. Perché? Perché non abbiamo ostacoli. Eccola qua. Giusto? Sì. Ok, questa qua la possiamo anche appoggiare. No, meglio metterla così. A me quando vanno a fare la manutenzione non devono fare i salti mortali per andare dall'altra parte e tagliare la siepe. E qua mi trovo nella stessa situazione di prima. Queste no. Dopo mettiamo anche il pino. Ma allora, Pinus. Il pin, ma no, questa è larga però. Mamma mia, quanto è larga. Vediamo un po'. Vendo a mente. E allora la mettiamo un po' sfalsata. No, vi direi di lasciarla così, tanto che si vede un pochettino, non fa niente, però. Allora, vediamo se il pino me lo fa mettere. Allora, arbusto quindi, giusto? Allora, piante. Vediamo un po' se riesco ad aggarbarti. Allora, vediamo un po', qualcosa tipo pino. Qualcosa tipo pino. Pino. Cornus. Mas. Allora, prendiamo piano e scriviamo alta. Così. Allora, piante con aghi, ecco qua. Allora, arbusto basso, arbusto conifera alto. Dici uno di questi qua, Alfredo, che dici? Di questi qua arbusti coniferi qua, questi a forma di cono, così lo mettiamo in quell'angolino eventualmente. Per fare la manutenzione possono passare. Ok, allora vediamo un po'. Questo è largo, quindi allora vediamo un po'. Allora sono indeciso se prendere questo qua, quindi Pinus strobus, quello là alto,
robusto, oppure per quello spazio là stretta, quindi questo qui alto, oppure questo qui più piccolino, diciamo così. Quale di questi due? Dimmi un po', dicimi. Numero 1 o numero 2? Ok, perfetto. Allora, vediamo un po'. Questo è troppo spoglio. Questo qua a mo' di insalata. Questo è bello grosso. Grande. Grande Alfredo, grande. Guarda qua. Io qua con la palla e con le mani riesco a mettere una pianta enorme qua. Oh, è stato veloce. Almeno abbiamo un punto in cui se uno deve passare un po' di privacy. Grande Alfredo, bravo. Qui ci vuole l'applauso per Alfredo. Allora, qua l'abbiamo messo. Poi, attorno allo stagno, mettiamo il forno per la pizza. Forno. Grazie, grazie. Io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Ok, allora 120 lire al mese, perfetto, è un ottimo prezzo. E allora questo quasi quasi lo metterei. Dove lo metto? Qua non lo posso mettere. Mettiamolo qua. Ecco qua, così se ogni tanto si fanno una bella tavolata. Poi prendiamo tavolo, no, devo prendere prima il pergolato. Eccolo qua. Così mettiamo anche una bella copertura sopra. Allora, questo mi piace tantissimo. Allora, ancora un'altra scelta, Alfredo. Allora, il pergolato di legno, quindi questo, oppure alluminio, rotondo questo qua, alluminio, dici? Ah, pergoallu, ok. Il vetro, allora, metallo, direi di prenderlo un verdino. Perché grigio è un po' spinto. E il nero è troppo standard. Che dici? La struttura di che colore la dobbiamo prendere? Nera, grigia o verde? Tieni presente che poi la tonalità. Perfetto, quella che stavo pensando pure io. Perché poi metteremo anche i mattoncini rossi. E quindi andremo poi a cambiare anche un po' l'aspetto della casa. Allora, vediamo un po' questo così però. Vediamo un po'. No, troppo vicino qua. Allora, il pergolato al limite lo mettiamo qua dietro. Questo qua lo montiamo qua. Non dirmi che non c'è spazio. Perché fai così? Perché fai così? Oui. Perché sta facendo così. Ah, monta, ecco qua. Ma tu guarda un poco. Sto vedendo una. Ecco qua. Dovevo appoggiarla sulla piastra di acciaio.
Ecco, ogni tanto sto gioco diventa un po' complicato. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! E capite niente. E allora per arrivare a questo punto, il forno lo sposto. Un forno di birra spostato a mano. Grande Giove. E lo mettiamo qua. E qua lo dobbiamo mettere. Tavolo, vediamo se troviamo qualcosa da esterno. Tavolo da pranzo, tavola pieghevole. Questi sono belli, ma messi nel giardino. Tavolo opola, questo potrebbe andare bene qua, un po' più da esterno. Allora, la pietra è un rosso più scuro di questo, quindi potrebbe andare bene così. Di legno, ok. E quindi di legno. Che dici, lo prendiamo rotondo? Questo è rotondo oppure nord ending? Quali di questi due? Allora, facciamo così. Rotondo questo a fianco oppure un tavolo pieghevole? Vediamo un po', dai. Uno, due o tre. Pieghevole, ok. Effettivamente è bello grosso, eh. È bello rosticello, come si dice dalle mie parti. Grigio non mi piace proprio. Cedro, allora, questo è verde. Invece troppo scuro. Sapele mi piace tantissimo, però. Allora, facciamo così. Alfredo, sapele, olmo americano o amareno. Li faccio rivedere e te li fermo. Quindi questo è sapele o sapele. Ok, perfetto. Oh, effettivamente me lo sarei aspettato più grande, invece è compatto, buono. Ok, allora mettiamogli le sedie. Abbiamo detto sapele. Ok, non mi devo ricordare. Sedia. Ma allora, diamo un po' qualcosa esterno. O lo vogliamo fare un po' più stravagante questo esterno di questa casa? Che dici? Anche le luci poi le mettiamo. Che dici? Lo facciamo un po' stravagante? Stavo pensando a qualcosa di particolare. Stravagante o normale? Classico, ok. Allora, vediamo un po'. Vediamo qualche sedia. Queste qua, belle, ma... vediamo questa com'è. Ah, questa è in tessuto, è pesante. Ci vuole qualcosa di un po' più light. C'era qualcosina per il giardino. Vediamo un po'. Sta più giù, mi sa. Che sono stravaganti. Ah, eccola qua. Allora, bellino questa. Sedia Ela oppure... Quindi Ela. Arriviamo giù. Ela oppure... Questa treccia da giardino, anche se è detto classico, forse è la, vedi, dimmi tu, perché questa qua non è proprio il massimo, però diciamo che negli anni 70-80 c'erano queste sedie fatte con delle fettucce di materiali resistenti intrecciato. È la, ok, non avevo dubbi.
Effettivamente il colore ci sta. Grande Alfredito. Sta prendendo una bella faccina. Mo ci mette, vediamo un po' se riusciamo a mettere qualche luce qua sotto. Allora, illuminazione. Possiamo mettere, vediamo, facciamo solo una prova, vediamo se questa si attacca. Allora, vediamo un'altra volta. Illuminazione. Questa si appende. Vediamo un po'. No, questa si mette a terra. Allora, dunque, bella domanda. E niente, che dici? Torcia in bambù. Poi al limite. Ah no, guarda, facciamo così, se tu sei d'accordo. Mettiamo le torce di bambù e poi mettiamo magari al centro della tavola, mettiamo la lampada quella lì ad olio. I lampioni poi li mettiamo dopo. Li mettiamo intorno alla casa. Dico intanto per terminare di sistemare questo, e dice questo. Ah, lampione, questo, ok. Verde. Ok, allora. Ne mettiamo uno al centro. Oh, eh. Poi qua. E qua mi sa che il grosso è fatto. Sì, ok, mo qua. Allora, se non ricordo male, si chiama las. Pietra, scriviamo pietra e vediamo cosa ci esce, se esce il pannellino. No, allora sta qua, sta. Era laminato, se non ricordo male. E infatti. Ma non me lo dà mai, pietra naturale. Allora, pietra no, questo fa sempre questo fa. Vediamo se sta qua. Solitamente lo trovo con la nomenclatura pietra. Vediamo un po' se sono fortunato. Pietra, eccola qua. Ah, rivestimento. Vedi, vorrei rivestire la casa con tutte queste pietre. Queste qua. Ci costerà un occhio della testa, ma viene una cosa squisita. Allora, la pietra intera. Quindi rivestimento, pietra naturale tutta la casa e pensavo di mettere invece un verdino, un verde, una vernice verde, diciamo così, nella parte alta. Quindi tutto pietra oppure pietra nella parte bassa e alcune rifiniture verdi. Di vernice, ecco. Ah, questa è bella, eccola qua, mattoni. Questa qui, questa con i mattoni. Allora, facciamo così, perché adesso ho visto mattoni. Qui diciamo pietra e dipinta o mattone scuro. È sempre dipinta, visto che ho visto, mi sa che è per anche vai anche per anche la parte tinteggiata. Questa in effetti va a simulare il mattone, solo che sono dei pannelli. Dimmi un po', allora. Pietra e dipinto, ok. Quindi pietra, quindi saliamo su.
Eccolo qua. Ora ne dobbiamo prendere un bel po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi eventualmente. Adesso scegliamo la vernice. E infatti vedi alla parte 8. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Allora, io direi di fare arancio soleggiato perché mi viene di più, è un pochettino più chic. Uela, carissimo Fernbus. Bus, carissimo Fernbus. Come la va, come dicono a Milano? Bentornato, carissimo. Come stai, amico mio, come stai? Mi sono andato a rivedere la live tua, quella lì che hai fatto l'altro giorno. Mi sono andato a fare due risate, perché poi quel giorno sono andato a cena e quindi non ho potuto continuare a divertirmi. E quindi mi fa piacere, dai, allora vuol dire che sto migliorando un pochettino, mai ai tuoi livelli, però diciamo che... Ui, che ha fatto? L'ho lasciato là. Diciamo che ci provo. A me fa piacere quando passi. Ottimo! E mi devo venire a divertire. Fernbus, qua in chat in questo momento c'è l'amico Alfredo. Non so se sta ancora qua. Alfredo 6886 6386 qua, e poi ci sta, ci sono anche altri amici ed amiche, diciamo, non scrivono però. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits, grazie mille, cir 10. Ui, voglio, grazie. Grazie per il contributo, grazie mille, voglio. E io pago. E io pago. E io pago. Ecco. Ah, l'ho anticipato. Allora, vediamo un po'. Sta vernice qua può tornare sempre utile. Brigitte Bardot. E anche Alfredo ora si inizia a divertire con i sound alert di Totò. Il suo preferito dovremmo chiedere qual è. Qual è il tuo sound alert preferito di Totò, Alfredo? Io più o meno credo di aver intuito qual è. Brigitte Bardot. E io vago! E io vago! Eh sì. Stai risalendo la cresta qua, a breve prenderai lo scettro. Sono tanti. Ed è il tuo sostegno stovanale. Lo è sempre stato da sempre, da quando, diciamo così, ci siamo dati anche una mano a far conoscere i nostri canali, a farci un po' di pubblicità. E tu prossimamente mi sa che festeggerai 700 follower, o sbaglio, Fernbus? Ci siamo quasi, eh? Ui, Arvid, buon di tutto, stavo dicendo buongiorno, buonasera, buon di tutto, buona carica caffeina, ma diciamo così, va? Così almeno siamo sicuri. Mi fa piacere, Fernbus, che il tuo canale sta andando alla grandissima. Oh, però, Alfredino, bravo Alfredo, bravo.
La scelta di Alfredo, devo dire la verità, è stata azzeccata però. Raga, dovete dire la verità. Alfredo è uno stilista. Mi fai morire da ridere, Fermus. Mi fai schiattare sotto dalle risate, come si dice a Napoli. Mi fai sotto dalle risate. Ho messo la lastra all'interno qua. Arvid Superstar. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Ma io grazie, ma non ti preoccupare. Il fatto che stai in chat mi fa enormemente piacere che mi fate compagnia. Grazie comunque per la tua bontà. Grande e bontà. E io vago! Giustamente. Ragazzi, se non conoscete Fernbus, Arvid, mi raccomando, seguiteli perché sono bravi streamer, molto più bravi di me. Eccoci qua, scusate, ma qua ogni tanto torna l'esigenza. Mi sa che HGTV prossimamente devono chiamare Alfredo a fare l'arredatore di case qua. Oh no, Alfredo, che dici? Ti chiameranno? Funicolare senza corrente! A me! La moglie la tiene la corrente! Funicolare senza corrente, voglio... E abbiamo messo... Con Alfredo abbiamo messo anche la piscina qua dietro. Una casa di lusso. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. E io pago. Dicimi tutto, Fernbus. Bush, bush, Fernbus. Eccolo qua. Qua ce ne voglio con un minimo. Altri 10. Quello che avanza. Lo mettiamo, lo vendiamo, anzi, ok. Fernbus, Fernbus, quando guidi l'autobus, il furgone tu acchiapp, e se sta senza il biglietto lo becchi almeno un paio di metri. Fernbus, wow, Fernbus, ho fatto il jingle per il canale. Wow, qua ci vuole una clip, ci vuole. Ci vuole una bella creazione della clip. Mi raccomando, seguite anche l'amico Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Guaglio, grazie, ma non ti preoccupare. Io apprezzo, non ti preoccupare, lo faccio con piacere, ma così mi fa imbriacare. Scherzi a parte, grazie, Fermus. Sei un grande. Soprattutto quando guidi l'autobus e fai controllore. Non so se l'avete mai vista una live di Fernbus quando porta Bus Simulator, voglio. Non ce n'è per nessuno. Non potete bluffare. Perché Fernbus li sgama. I furbacchioni. Effettivamente ho notato che ha fatto parecchie visualizzazioni.
il video è pure off camera, diciamo così, anche non in diretta. Ha raccolto veramente un bel consenso. Vabbè che tu lo sai portare in maniera divertente, quindi sarà pure questo che comunque fa sì che chi guarda la live, come si dice a Napoli, s'accanisce, cioè rimane lì perché uno si diverte. E devi dire scusami se so poco. No, ma so tanto, 50 visualizzazioni. Voglio dire, in 24 ore è una buona media di visualizzazioni. Perché se non mi sbaglio, quando è stato l'altro ieri, mi pare, o l'altro ieri che hai portato il gioco. Per l'altro ieri, se non mi sbaglio, giusto? O ieri l'altro. Il sure face, ha capito? Un attimo, ho temuto che si fosse bloccato il Choken, sarebbe stato un macello. Se si fosse bloccato. Abbiamo quasi finito, ragazzi. La parte esterna manca. Ah, abbiamo finito. Grande. Bravo Alfredo, bravo. Stavolta si è andato proprio alla grandissima. Mi piace questo contrasto. Il contrasto di colori qua è bello. Ah, mancano là, mancano. No, giusto uno. Diamo un'occhiata. L'altra volta mi sono scordato di. Infatti mi sono scordato perché alcuni punti li ho proprio saltati. Convinto di averli piazzati i pannelli e invece non li avevo piazzati. Allora qua sta tutto a posto. Carichiamoci un altro mazzetto di pannelli. Ok. Mancano questi due pezzi qua. Mi sembra. Ah, bella, eh? Ah, poi voi non avete visto ancora qua. E anche questo pergolato qua l'ha scelto il mitico, mitico, mitico Alfredo. L'arredamento. Il lampioncino qua. Ah, e però qua adesso gli devo mettere l'illuminazione esterna a proposito. Allora, questo è fatto, oggi muoviamo e recuperiamo qualcosina. Qua però si potrebbe mettere un tavolino. Che dite, raga? Lo mettiamo un tavolino piccolino piccolino qua, perché vedo che sto balconcino si presta bene. Molto stretto, un tavolino stretto. Quindi devo andare qua. Resta bene, vediamo un po'. Tavolino di vetro, questo non l'ho mai messo. Verdino, con le barre verdi. Vetro, ah, vetro verde, sì. Mo' gli metto un paio di sgabellini. Bello per il bagno, no? Di plastica, no. Vediamo un po'. Scabello di legno, mettiamo questo, va. Ne mettiamo giusto 3. Questa è una cosa, per esempio, che non ho mai fatto. Non ho mai messo qualcosina sui balconi qua.
Allora, poi. Ah, io qua devo mettere il lampione intanto, già mi stavo scordando. Lampioni, illuminazione, eccola qua. Iniziamo a mettere un po' di luce qua. Prima o poi farà sera. Oh, ci sta lo spazio là sopra, ottimo. Qua gli metto la solita targhettina. Relax, come che si chiama? L'insegna in neon. Ah, mi sono scordato pure questo. Tu guarda un po' che ci badato. Allora, qua neon, scriviamo neon o neon. Allora, good vibes, sì. Sempre il rosa, più questo mi piace. Good vibes. Fernabus, 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 ci sei? Allora, sperando che Fernabus ci sta. Quindi qua il grosso è fatto. Bello però, eh? Voi devo mettere un po' di piantine qua fuori. Perché così è troppo spoglio. Spogliatoio. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Tulipani, eccoli qua. Allora, tulipani. No, gli metterei quasi quasi un bel cespuglio di rose. E u e du e tre almeno dà un altro effetto. Poi mi serve recinto. Poi, questo qua. Allora, mi pare lo stesso colore del. È un po' troppo stretta. Se uno leggermente più lunga. Metà recinzione, recinzione stretta. Vediamo un po' questa. Non è questo, non è più po', nemmeno pino. Questo più si avvicina. Ah, forse questo ci va. Però, com'è possibile che recinzione patio, vediamo se questo ci va. Beh, forse ci va questo. Oh, finalmente. Non è proprio il massimo. Poi qua metterei quella a metà. Metà recinzione. Spero che non sia un po' troppo davanti. Ah no, ho sbagliato colore. Ho sbagliato colore qua. Deve essere. Eccolo qua. Già va meglio. Peccato non, che non siano presenti i vasi da appendere sulla ringhiera. So, in this moment I am doing. Maybe. I hope that I am doing a quite good job. And so, I had the habitude that to work outside in the garden before going inside and work inside the house. Oleandro, bello questo. Credo fosse più grande, non. E allora j'étais en train de dire che j'ai pris l'habitude de faire des travaux en dehors de la maison,
avant d'entrer dans la maison et faire autre chose. La lavanda, quanto mi arpa la lavanda. Oh via, bel ciuffettino. Ma quasi quasi mi metto pure qua avanti la lavanda. Oh via. Ecco qua. Mettiamo percolato qua. All'ingresso. Allora ce n'era uno che dava anche le porte. Non so se uno di questi qua. Mi sembra proprio questo. Questo si avvicina molto a quel colore là. Queste carabbe bianche, no? No. Faccio, vediamo un po'. Più o meno. Lo mettiamo qua all'ingresso. Poi mettiamo le illuminazioni segnapassi. So, I will put the lamp on the ground on the path. Alors je vais mettre des lumières ici sur le chemin qui va porter jusqu'à la maison. Maison. Et où? Et merci beaucoup. Ah, faire le bus, allora ci stai. Ti avevo dato per disperso. Scherzo, scherzo. Ah, qua ci potrebbe andare la fontanella, quella lì finta che scorre. Decorazioni. Eccola qua, muro d'acqua. Luci di Natale. Allora, cornice scuro. Ghiaia due colori, sì. Allora, colore, luce, blu, verde, rossa o gialla. Chat, a voi la scelta. Vediamo un po' se riesco a creare un sondaggio qua. Allora, vediamo un po'. Sondaggio, 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 dove sta? Non me lo fa fare. Allora ditemi voi. Blu, luce blu, luce verde, luce rossa o luce gialla da mettere a questa bella fontanella? Ditelo voi. Ah, ecco qua. Ecco qua, allora creiamo il sondaggio. E allora facciamo così, votate. Iniziamo il sondaggio. Nel frattempo io continuo a sistemare un po'. Allora qua mi pare che più o meno sta messo benino qua. Poi andiamo a mettere... riposo. Ah, giusto, mettiamo, ah è vero, la fontana per gli uccelli, me l'avevo scordato, mangiatoio per gli uccelli, ecco, me l'ho scordato l'altra volta, pure l'ho messo.
Mettiamo pure una bella fontanella. Mi ero scordato. Ui, grazie Fermus, ho letto ora il messaggio. Grazie mille, thank you. Fontana. Eccola qua. Fontana a Paris. L'altra è, che colore è? Grigio. Vabbè, era tu, allora questo lo mettiamo da quest'altra parte. Ok, allora qua manca ancora qualcosa, però quasi quasi metto proprio lo gnomo. Lo gnomo che ad Halloween ha fatto paura. Gnomo verde, marrone. Beh, mettiamo questo. Guardi. Decorazione acquatica, ok, queste qua le abbiamo già. Le abbiamo già viste. E allora prendiamo un po' di ispirazione. Quindi parete d'acqua no, ma allora vediamo altro. Aiuola elevata. Questa è piccola però. That's too small. This is too small. Allora, e niente, muro elevato. Questo qua, quanto è alto sto muro? È bello grosso. Ora questo forse ci va qua. Più piccolo mi serve. Muro. Aiola elevata con muro. Beh, vediamo questo. No, aiola elevato con muro lunga. Ah, quindi ce n'è una più grossa. No, non mi conviene, non ci entra. Altrimenti posso fare una cosa. Questo l'appoggio temporaneamente qua. Potrei mettere l'aiola d'angolo qua. I will put, I have to modify the structure here outside. E allora, questa qua. Ah, questa va nell'angolo, no. E allora mettiamo questa qua, vediamo un po'. No, questa è enorme. Più piccola deve essere. Eccola qua. Speriamo di riuscire a metterci. No. Come non detto. Controordine. Iniziamo a lavorare un po' all'interno della casa. Ok, direi di iniziare a vedere quello che si deve fare qua. Allora, qua l'ingresso potrei anche dipingerlo del colore arancio. Come si fa? Ok, perfetto. Allora, gesso. E cominciamo la fase.
di aggiustamento. Qua, se non mi sbaglio, c'è anche una presa rotta da qualche parte. Là, qua c'è tanto lavoro da fare, c'è da sistemare anche il bunker, la parte di sotto qua. Mi pare che qua no, mi pare che qua abbiamo, ah no, la finestra non l'ho lavata ancora, qua però c'è un po' di immondizia. Ho capito, iniziamo a vendere questo. Dov'è che mi dà? Forse è sotto qua, perché... Ah, non l'ho avviato. Ok, sotto il muro qua. Allora, qua facciamo così. Qua mi sembra di aver usato lo stucco, quindi andiamo avanti. Bagno non dovrebbe esserci nulla da preparare, qua invece ci sta tanto da fare. Assai, assai. Ok, stucco, stucco, sto qualcosa qua dentro, questo va venduto. Beh, meno male, almeno funziona qua. Dov'è che sta spurk? Ah, sta là, sta, mi ricordavo dei posti strani qua. Ricordavi? I was remembering the first time that I was playing to this map on this house, and I was going crazy because I didn't was able to find where the wall was broken. I spent a lot of time, maybe a couple of hours, and then when I found it, I saw, oh, I took a Steve. That's a Neapolitan expression that means you were here. Non capisco, ma tutte queste cose qua. Boh. Facciamo così, vendiamo tutto. Ci pensiamo noi a fare una cucina decente. So, I will sell everything and I'll try to do a decent kitchen. I will try. Allora, questo è un muro rotto. Questo, vediamo un po'. Ma non mi ricordo questo punto qua. Il punto è qua. No, è all'interno. Boh. Vabbè, allora iniziamo a dipingere di arancione qua. I always used to paint with this orange or yellow because it's a sunny color and it warms the ambience. Et alors j'ai toujours l'habitude
d'utiliser la peinture de ce couleur jaune orange parce que ce genre de couleur donne l'impression d'être des couleurs chaudes. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ou je l'ai choisi une autre fois. Voilà, alors, mais je crois qu'il faut savoir aussi. Ok, aspetta. Sai che c'è di nuovo, quasi quasi. La dipingerei proprio tutto d'arancione. E allora, je peindre tutta questa parte là della maison. L'entrée e puis la cuisine. Je vais l'atteindre du couleur orange. So I will use in the all this room I will use this color, the warmest color that gives to the room a different light. So it's not the flat white or the flat color, and that's why I prefer this color, this one. Bella anche l'opportunità che hanno dato gli sviluppatori, ovviamente, di permettere di poter installare altre finestre, ed è stato veramente un ottimo aggiornamento che hanno fatto gli sviluppatori. So I am appreciating the new the new update made by the developers of this game. They gave us the opportunity to install new windows. That's a great thing, because there are some houses that have smallest rooms, and we can build, for example, a bathroom, and we can use the natural light to light up the room. Et alors je disais que les développeurs du jeu, ils ont fait un très beau travail à propos de la permission d'installer les fenêtres sur autre mur. C'est beau parce que dans certaines maisons, il y a des chambres qui sont beaucoup petites, et quand on essaie de faire une installation par exemple d'un bain, si on a l'occasion d'installer une fenêtre, ça fait beaucoup mieux, parce que on peut utiliser la lumière de l'ambiance, et donc c'est pour moi c'est assez bon. Oh, non male, dai. E allora, questo è bellino. Ok, io questo lo lascio qua. Qua ci sta ancora da sistemare il bunker, quindi mettiamoci subito all'opera. Perfetto. Lo sta pulendo bene. Perfetto. E beh, qua quasi quasi.
Lo dipingerei di bianco, grigio, non... Vediamo un po' le nuove vernici che ci mettono a disposizione. O forse potremmo mettere... Ah, carta da parato. Interessante, sorriso banale. Rosso scuro no, mattone caldo. Vediamo questo come utilizziamo questo colore qua. Vediamo un po' com'è. Let's try this new color. No, non mi piace. Non mi piace proprio. I don't like. Ciano intenso, bluiolo, sfera blu. Vediamo questo qua, blu. Decisamente meglio così. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi state tenendo compagnia fino in questo momento. Approfitto per ringraziarvi e presentarmi. Io mi chiamo Fabrizio e vi do il benvenuto nel canale. Ciò a cui in questo momento voi state assistendo non è una live qualsiasi, ma è una live sperimentale di un nuovo format, di un nuovo modo di fare gameplay che si chiama soft gaming. E lo scopo di questo nuovo format è quello di far sì che coloro che guardano una diretta o un contenuto prodotto da me possano sentirsi rilassati. E mi auguro di vero cuore che questa cosa sia anche percepita da voi. Insomma. Qualora ciò fosse percepito anche da voi, sarebbe per me una grandissima vittoria. So, thank you so much for watching this video until this moment. I will present myself. My name is Fabrizio. And what are you watching in this moment? This is not a conventional gameplay, but this is a new format that I am trying to invent. And this format is called soft gaming. And the soft gaming has a goal that let the viewers feel so relaxed while watching a live streaming or watching a video or a rerun. And if you are appreciating this new kind of format, let me know following the channel. Thank you so much. Color miele, questo qua, interessante. E allora, merci beaucoup a voi che vous êtes en train de regarder cette vidéo depuis le début. Je vais me présenter, je m'appelle Fabrizio. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, c'est la création d'un nouveau format qui s'appelle le soft gaming. Et le but de ce genre de format, c'est celui-là de vous faire sentir relaxé, ou plus en général, c'est faire sentir relaxé les spectateurs. J'espère que vous êtes en train d'agréer ce nouveau genre de faire des directs. Et faites-moi savoir si vous êtes en train de l'aimer en suivant le canal, en laissant un follow. Merci beaucoup. Et voilà. E approfitto ancora per ringraziare l'amico Fernbus per
il sostegno al canale, anche per essere passato a salutare. Arvid underscore 80, giusto? Chi mi è venuto a salutare prima? Allora, vediamo un po'. Allora, Arvid, quindi Ferbus, Arvid underscore 80, è il carissimo amico Alfredo che mi ha dato anche una mano a sistemare un pochettino l'esterno, il giardino. Grazie Alfredo, non so se sei ancora in diretta, ma se guarderai questo video ti ringrazio di cuore per avermi dato una mano e avermi fatto compagnia. E ovviamente grazie a tutti quanti voi che in questo momento mi state guardando anche in replica qui su Twitch e in registrazione sul mio canale YouTube. A voi va un grazie di cuore. E se qualcuno di voi in questo momento sta guardando una replica o sta guardando il video perché magari ho entrato nel canale per curiosità e vi piace il mio modo di fare gameplay, vi invito a seguire il canale e darmi una mano a farlo crescere. Grazie ancora. Allora, qua mi pare che è fatta bene. Come alla fine ho messo? Sembra lo stesso colore. Leggermente un po' più acido questo qua. Ah, questo quasi quasi lo utilizzo giù qua. Oh no. Ah, forse lo sporco sta qua giù. E allora qua le porte dobbiamo assolutamente venderle, ok. Vanno cambiate perché non si possono proprio vedere. Non si vanno proprio a vedere sti porta. Questo è al limite, diciamo, del vintage. Ah, qua bisogna rifare il bagno. Allora, il bagno. Allora, vediamo un po' le nuove mattonelle. Let's check. Wall panels. Pannelli da parete, no? Piastrelle. So, let's have a look at them. So, c'era uno o un bro, qualcosa del genere, ma sai, porcellana, piastrelle, ceramica, no. Forse sono pannelli da parete. No, non va bene. Ah, ecco, granito umbra, eccolo qua. Bello, un bel granito umbra. Quanto mi garba l'Umbria. E a proposito di amici umbri, saluto l'amico la zappa storta grande streamer umbro, oltre a anche agli altri amici bravi streamer, insomma, che sono Arvid, la zappa storta, il mitico Fenbus. Poi chi ci sta? Arvid 80, l'ho detto, Wopparan, e poi ci sta ancora chi altro c'è? Nick, poi ci sta Midicaccio, no, però non mi piace sto bagno così, mi piace proprio Nick, poi ci sta il mitico Midicaccio, Nora 24,
seguite i vostri amati streamer, seguiteli, 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 mi raccomando. No, mi sa che dicevo che qua mi sa che non si può, che fa troppo pena. Allora, qualcosa di simile a quello. Fammi vedere un attimo. Ah, sì, ho visto, ho visto, ho visto. È tipo questo. Però troppo vintage, non si può fare, no? Una bella leggera brezza. Questa l'ho usata già. Sfera blu, no? Narciso, felicità dell'ananas. Vediamo un po' com'è sto colore. Sicuramente meglio di questa. Eh sì, dai, si può fare. Pietra d'ombra, quella lì, mi sa che la utilizzerò altrove. Per il momento non qui. Perché non sarei riuscito a metterlo in una composizione decente. È una bella trama, cioè, pietra ombra, l'ombra, ragazzi. Bella terra. Bravissime persone. Ok, qua ci tocca ancora sistemare il bunker. Ok, mo sostituiamo pure il pavimento perché non mi piace proprio, un po' troppo scolorito sto pavimento. Allora, torniamo indietro, pavimento, ecco qua. Ah, granito ombra, bello. Bellissimo. Però nel bagno. Green porcellana, questo mi arba. Poi c'è porcellana da decorativo. Decorativo. Eccolo qua, questo. Mosaico grigio. Quasi quasi metto questo. Ma questo? Ok. Non male. Bellino. Allora, mo qua tocca mettere cala doccia. Doccia. Shower. We have to install the shower. Doccia, as we say in Italian. Questo mi sa che non ci va troppo grande. Vetro verde, colore bianco, grigio, 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 grigio chiaro. Sì, le venature. No, questo è peccato. Bella, bella veramente sta doccia. Allora, ad angolo, vediamo questo se ci va. Giusto, giusto. Perfetto, già perfetta. Caspiterina, proprio a fila, a fila, a fila di muro. Però questo mi sa che è troppo grande. Troppo grande, mi sa. Eh sì. Vediamo se
riusciamo a fare entrare questa qua. Questo qua mi sa che è delle stesse dimensioni. Questa è leggermente più grande. Lasciamo questa. Allora, il termosifono però io lo installerei là. Il radiatore. Vabbè, andiamo avanti, poi vediamo alla fine. Allora, VC. GV. Allora, qualcosa... questo qua. Mi ricordava vagamente qualcosa. Più di queste non si può spostare. Ok, si mimetizza pure tra l'altro. Allora, qua dunque, là potrei metterci il mobiletto, no, radiatore, vediamo se ci entra. Come viene il bello, speriamo. Non ci va, lo sapevo, non ci va. E non lo spostiamo di là. Impianto radiatore, 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 eccolo qua. L'unico modo era là, il solito vecchio metodo fino alla porta. Oh, dietro la porta. So I changed the place of the radiator because it didn't fitted where there was the old position. Lavandino. Allora, adesso belle, ma sono per le cucine. Allora. Fuori moda, vediamo un po'. Questo qui. Legno bianco. Un danno mi piace. Olmo giapponese. Olmo, e a sto punto metto, come si chiama, amareno. Questo che materiale? Ah, olmo giapponese, amareno. Olmo giapponese non ho mai inserito. Oh no, Maciel, non ho capito perché si apre sempre il coso. Qua si potrebbe mettere un mobiletto stretto, scriviamo stretto, eccolo qua. 15 centimetri. Mettiamo questo ripiano qua che si mimetizza nell'oscurità. E l'uomo pipistrello e Batman. No, non mi piace. Troppo profondo. 20 centimetri. No, da fastidio. Metto una cassettiera normale allora.
stretta, ma una cassettiera. Qualcosa 30 centimetri, no? Letto con cassetto. questo qua potrebbe andare bene. Quello era Ulmo, non mi ricordo cosa. Questo lo metto qua, ci va qua. Non ci va, perché piccolo d'età. Allora, vediamo un po'. 60 centimetri, questo quanto è largo? È profondo. Troppo profondo, in fondo al mare. Mobile angolare di legno, no, questi sono per le cucine, sono centimetri, è troppo. E allora facciamo così, mettiamo 1/2 mensole. Sì, mettiamo un po' di mensole angolari. Era qualcosa del genere, amareno, sapele. Vediamo un po', più si avvicina a quel colore. Questa è la terza volta, mi sa, che utilizzo le mensole angolari. Lo specchio, mi sto scordando dello specchio. I was forgetting about mirror. 2,70 m, troppo grosso. 25x25. Questa ci va qua? Sì. Vediamo un po'. Oh, giusto, giusto. Ottimo. Allora, è qua. Porta asciugamani, ovviamente. Ecco qua. Mettiamo uno qua, ne mettiamo uno qua, aspito, ma quasi quasi dopo le cambio quelle porte là. Allora, dov'è? Porta carta igienica, eccola qua, carta igienica. Eccolo qua, così in caso di urgenza possono sempre. Qua manca il radiatore, poi asciugamano, però mi sa che ho fatto un lavoro, una zuzza. Ecco qua, allora radiatore. Non so, forse sta troppo vicino alla porta qua. Vediamo un po' se riusciamo a spostarlo. Ok, diciamo che è un po' spoglio, però. Vediamo un po' le porte. Ho
ovviamente fanno parte della DLC Luxury, se non ricordo male questi. Allora, questa è stretta però. No, questa so, mamma mia, come so brutto. No. Interna. O meglio, diciamo che vanno un po' viste per bene. So I think that that kind of doors they need the right ambience to where to place them. Ok, qua. Sempre così. Ecco qua. Ah, qua devo mettere il portoncino d'ingresso. Interna, no, questo è ingresso. Ecco qua. Ah, perché io devo cambiare tutte e due le porte, sì. Eh sì. Ingresso, ingresso. Batacchio. Bianca, eccola qua. Usiamo questa. Se l'ho messo un po' troppo indietro. E questa qua. Cambiamola. Allora, il battacchio va fuori, quindi questo va così. Com'è che questo? Ecco qua. No, troppo sporgente. Ah no. No, fa proprio bene, fa male, l'ho posizionato proprio in una maniera assurda. No buona, no good. Questa deve essere messa così. Ecco. Qui che ha fatto? L'ha venduto. Ah, ecco, non riusciva. A posto, mo sta messa meglio. Lo so, una volta bianca però. Allora, qua mi pare che in grosso è fatto. Ovviamente qua ho sbagliato a metterla, come al solito. Eccola qua. Ecco qua. Come dice il mio grande amico radioamatore Matteo, 1 Alfa Tango 284. Ok, allora. Quindi. Monile. Lavabo. Gustum, sì, Gustum. Allora, fammi pensare. Mettiamo qua. Ok, Gustum. De Gustum discundando mest, Gustum. Non tenimmo Gustum, giovanimmo, cattamar sette mobili. Questo qua, bello, ottimo il fatto che hanno messo i set, ci fa risparmiare un sacco di amba, ovvia, e qua si potrebbe mettere un mobiletto d'angolo qua, volendo, Gustum, vediamo un po' cos'altro c'è, eccolo qua. Questo com'è? Tipo
questo qua. Com'è? Sì, questo. Lasciamo come sta e lo mettiamo qui. Voilà. Tutto sommato, non male. Poi, qua ci vuole cottura. La cottura di induzione. Ormai è l'ultimo periodo, sto installando un sacco di quasi a induzione. Poi manca il frigorifero, ovviamente. Il frigorifero, giusto. Frigo. Gustum per caso fa pure il frigo, vediamo un po'. Dubito. Pensili. Questo qua si potrebbe mettere. Ah, buono. Però sto pensando che se questo lo metto là, no, non va bene, e non va bene nemmeno questo qua, no, troppo grande, metterlo qua. Gustum, 2 metri è troppo. 2 metri no, troppo. Allora mettiamo questi qua, diventa un pensile basso. Ok, perfetto. Allora qua ci dobbiamo mettere il frigo. Incasso. E questo qua di legno si avvicina molto a quello de gustus, gustum, vicino alla presa. Ecco qua, lavastoviglie. Gustum, eccola qua. Gustum, de gustum in discundando maeste. Ecco qua, apri, perfetto. Allora qua mo ci mettiamo, allora vi mettiamo pellet, quindi camino a bio caminetto, eccolo qua, bio camino. Perché camino? Vediamo un po' che esce. Oscurità eterna. No, questo va bene così, ma il colore. Ah, questi sono quelli là di lusso, giusto. Allora, nero lucido, troppo brutto. Chiaro. Chiaro lucido, no. Chiaro lucido. Nevoso. Ma è bello rosso. Mazza, è bello rossicillo. Bello però, ya. E qua sopra gli metto un bel televisore. TV. Sospesa. Toh. Mai utilizzato questo. Questo camino, biocamino, questo l'impianto potrei spostarlo, non mi serve. Non mi serve perché c'è il biocamino qua. Credenza. Una credenza stretta. Questa va più che bene. Il frigo l'ho preso. TV ci sta, un bel divanetto d'angolo. Divano.
Bello questo. Colore non mi piace, vediamo un po'. Scuro no. Caffè. Marrone chiaro, manco mi piace. Grigio chiaro. No. Crema. Per forza crema. Oh. Non male. Abbiamo dato. Oh, manca il. Un bel tappeto. Un bel tappeto. Perfetto. Mi sembra che la live sia molto stabile. Allora. Dunque, tappeto. Ok. Fasi lunari. Interessante. Tappeto Dracula, no. Damasco. Quello classico per... Eccolo qua. Eccolo qua. Mettiamolo così perché... Anche se questo cammino è pericoloso. Mettiamolo così sotto al divano qua. Un bel tavolino. Scriviamo caffè. Eccolo qua. Allora, questo mi sembra bellino. Vetro scuro. Bianco no, grigio, verde, sì, prendiamo verde, che verde speranza. Allora qua però questo non mi piace qua, sto un poco, metterei qualche illuminazione stravagante. So I will put... different lamp here. I will use different lamps. E allora vediamo un po'. Lampadario anime. Lampade da soffitto, ecco qua. Luce nel tunnel. Light in the tunnel. Tunnel. Lotus, no? Questo mi sa che è troppo basso. Ma sì, luce nel tunnel, come si chiama qua. Allora, decorazione dorata. Dettagli. No, rosso non mi piace. Bianco. Rosa pastello. Non ci siamo. Dorato. Beige. Vediamo un po'. Sì. Michael Beige. Dove sta? No, devo spostare un po' più a centro. Sta un po' troppo decentrato qua. Pigliamone un altro. Come sta? E portiamolo più o meno qua. Vediamo un po'. Oh, qua mancano pure gli interruttori, manca. Ah, queste sono le candele. Bella. The candle. I placed the... two candelabra. Candelabra. Allora, qua. Lo lasciamo aperto. Ah, qua però ci vuole il... Aspetta un momento, però. Qua ci vuole da Lille Street, ciò. No, non va bene questo. Ingombra, allora questo me lo metto qua a fianco. Ecco qua. E qua mo ci vuole un tavolo, non molto grosso. Tavolo. I have to buy a table. Tavolo. Rettangolare.
Vediamo un po' questo, se non è molto grande, lo prendiamo. Aspetta un momento, fammi girare così. Perfetto, almeno così vedo i colori. Olmo americano, no, quello non è olmo americano, cedro. Mi sembra quel colore là, però. Vediamo un po', uova enorme. No. Troppo grande, too big. Non tavola enorme. Eccolo qua. Non è questo, cedro. Eh sì, per forza. Mettiamo così. Olmo americano, sedia. Sedia chiara contessa, utilizziamo una di queste. Olmo americano, lasciamo come sta. Sedia contessa. Staranno un po' strettini però. Ehi, come l'ho messo in brutto sta sedia? Qua la potevo mettere un po' più. Ecco qua. Abbiamo messo la sedia contessa qua. Gli mettiamo una foto qua. E allora, questa qua, forte verdura. Ok, andiamo avanti. Allora, mo il bagno l'abbiamo completato. Ora ci resta sta cameretta. Due camerette ci stanno. E allora qua quasi quasi metterei una libreria. Letto singolo minimal, no, non mi piace questo. Però ecco, separe, separe singolo, no. Vabbè, andando prendiamo il letto. E lo mettiamo qua. Poi separi. Ecco qua. Allora, io metterei questo qua. Sì, dai, un minimo di privacy. Almeno quando si entra. Allora, qua mettiamo un armadio. Armadio Nox. Questo forse è la... Olmo americano, olmo americano, olmo americano. Ah, base. No. Beh, questo qua come si chiama? Sapele. Sapele. Non mi piace così. Mi sa olmo americano, eh. Supporto dorato. E vediamo se ci entra qua, se non sporge troppo. A posto. Dobbiamo farlo proprio minimale qua. Allora, poi qua, radiatore. Eccolo qua. Allora qua l'abbiamo completata, ci sta qualche stanza. Ah, qui facciamo la stanza da letto per bene. Allora,
Per il momento eliminiamo l'impianto, quindi mettiamo letto matrimoniale. Letto matrimoniale, vediamo un po'. Elegance, bello. Legno amareno, tutto amareno qua, perfetto. Rifai il letto, ovviamente. Allora, poi armadio, ovviamente sempre olmo americano. Allora, questo è enorme, no, forse questo ci va. Amareno, supporti, questo lo mettiamo qua, lo mettiamo, ok, ci sta lo spazio. Poi, ma come si chiama, specchio, come si chiama, com'è? No, specchio Hermes, mo scriviamo Hermes e vediamo cosa si è. Eccolo qua, toilette amareno, bello, ecco qua, così. Lo metto qua, lo metto questo, metto qua, va. Poi serve sedia, vediamo se Hermes c'è anche le sedie. Tavolino, no? Comodino da notte, eccolo qua. Facciamo tutto Hermes qua. Now we'll buy all the line by Hermes. Ok, vediamo un po'. Poi c'era un tavolino, se mi sbaglio, di Hermes. Armadietto stretto. Quanto è stretto? Perché effettivamente qua metto un altro qua dietro, no, troppo poco spazio ci sta. E allora qua metterei TV a sospensione, vediamo Hermes se porta qualche altra cosa. Tavolo tondo, tavolino da notte, eccolo qua. Poi mettiamo un bel puff. Allora, questi sono grossi, questi qua, amareno e marrone, no, non mi piace. Puff chiaro per il bagno, no? E allora facciamo così, prendiamo un puff di questo qua. E lo mettiamo qua. TV. Allora, prendiamo una TV a sospensione. Ecco qua. Ok, diciamo che il radiatore. Radiator. Il impianto. Allora, dov'è? Eccolo qua. Qua non ci va ovviamente, spazio è poco. Perfetto. Gli
abbiamo cambiato lato. Però almeno qua non è un punto di passaggio, anche se qua lo spazio ci sta. Però allora mo qua però io voglio cambiare sto punto luce, perché un merba non mi piace. Quasi quasi metto uno di questi qua. Lampada da parete, ah sì, base dorato. Bianco, bianco. Ah, queste. Ah, queste sono le luci. Ora ho capito. Oh, bello. Come si accendono? Ah, direttamente dall'interruttore. Da un po'. Oh, bellissimo. Manca uno qua dietro. Oh, sta senza volerlo. Bello. Ok, mo ci resta soltanto da sistemare il bunker, se non ricordo male qua. So now we have only to check in the bunker. Ah, mi dimenticavo. Allora, dove mettere la fontana? Decorazioni. Allora, questa qui. E mettiamo la luce verde. Ecco qua, accendi. Ah, ecco che okay, sta scorrendo la apposta. Allora qua gli metto una scarpiera, una questa qua, una la metto qui. E un'altra la piazzo qua. Metto qua. Ecco qua. Allora qua il tappeto, anzi se più che altro la sposto, che l'ha dato proprio fastidio. Metto qua la metto. Vediamo se c'è il portaombrelli. No. Porta, solo porta, ok. Babù, allora però una piantina. Ah sì, la pianta, mi stavo dimenticando. Now I will try to put any plants, to buy some plants of decoration. Quindi si va qua, decorazioni, piante, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Questa. Quindi questa me la fa utilizzare, ok. Nata pianta qua. Erba cipolla, orchidea. Ok. Ah, ok, di qua è fatto. Andiamo nel bunker qua. E mo ci aspetta l'impossibile qua. Mamma rogarma. E che ci sta qua? Frate tuoia. Oh la la. Mamma rogarma, come sta spurk qua sotto? Mamma rogarma, sta proprio ingoiata qua sotto. Ma io mi ricordavo una mezza cosa, ma non me lo ricordavo così sporco. I didn't remember about how dirty was this bunker down here. I was remembering about the dirty, but not in the, that
on this level. Allora, mamma mia, e che ci sta qua? Vogliamo un pochettino. Ok. Sistemiamo subito qua. Ok, allora vediamo sta roba e iniziamo a mettere. Eh sì, ragazzi, assurdo. Pam param pam. Pam. Sappiene se bottiglie, vero? Credo di sì. Riso, allora il riso lo mettiamo qua. Acqua. Acqua con l'acqua. Vino con il vino. Pane al pane, vino al vino. Ok, ci siamo quasi, dai. Allora, aspetta un momento, come si abbassa questo? Ecco qua. E la parte restante qua la mettiamo tutto qua sotto. Allineata e coperta. E copetta. Mamma mia, io me l'ho completamente dimenticato di questo livello, ma è proprio una zozza, è proprio... sta proprio messo maluccio, però vabbè, diciamo che qua una rinfrescatina alle pareti e ci passa ora. Questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qui. Raddrizziamo un po' sti cosi qua. Questo lo metto qua a fianco. Ah, riso. Allora qua è dare una bella rinfrescatina. Un bel giallo. Anzi, arancione. I will paint over orange, sunny orange. Soleggiato, eccolo qua. Gli cambia un po' i connotati a sta fa. È sto bunker che non si può proprio vedere. Gli cambia un po' la faccia, che veramente effettivamente non va bene. I have to change the face of this bunker. So we'll use this new painter of the hour, my favorite painter, our sunny orange. As we say in Italian, arancio soleggiato, arancione soleggiato. E allora je vais essayer de charger la façade, la face de ce bunker là, en utilisant la peinture orange soleil. Oh, mazza. Ho notato là che ci sono le bombucce qua. Ha cambiato faccia. Peccato non poter al momento mammaro carmano. Non poter al momento poter dipingere il soffitto. Ma direi che gli sviluppatori stanno facendo un ottimo lavoro. Allora, ritorniamo a noi. Qua c'è acqua.
Questo lo mettiamo in un macello, ci sta, mamma mia. Amaro Carmano. Allora direi che, visto che la riserva ci sta, allora puliamo e compriamo un po' di cose. Mettiamo una bella scaffalatura qua, ovviamente. Vendi questo. Quella era vuota, ovviamente. Allora. Allora, andiamo un attimo qua. Questa pure sta inguaiata. Allora, qua ci sta, mettiamo una scaffalatura. Ecco qua, scaffale ampio, dispensa. Scaffale da garage. Mettiamolo qui. Eccolo. Jürgens. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo litanio! Mi dai nervi! Ti stai divertendo? Scusa, ti stai divertendo? Bentornato, Fenbus. E allora, stavo ragionando un pochettino a proposito di questo scaffale. Fatto un po' di pulizia qua. Brigitte Bardot, Brigitte Fechon, Fechon. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Oh, Fernbus. guarda, non veramente devo dire, ma mi hai veramente stupito, veramente. Ti ringrazio veramente di cuore per quello che stai facendo. Presidentissimo, grazie. Apprezzo veramente tantissimo. E io vado! E io vado! Hai ragione. Hai ragione. Giustamente. Però grazie veramente per il supporto che stai dando al canale. Si sta avvicinando l'ora, beh, che io muovo tra poco. Voglia, mi muovo tra un po', finisco qua. E devo assolutamente passare da te perché mi devo venire a divertire. Absolutamente, je vais passer dal canale de mon ami Fembus, e si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à passer dans le canal de mon ami Fembus et le suivre. Vous allez rigoler, vous allez vous... il vous fera sourire. Et donc suivez le canal de mon ami Fembus 08. Ouais. Ah. Ma tu hai messo un sacco di corrente dentro a questa funicolare. Comunque, scherzi a parte, grazie, Fenmus, veramente. Ma c'è ancora un'altra, un sound alert che secondo me ancora devi usare. Secondo me non l'ha ancora usato. È un'esclamazione. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. A faccia la miseria. Grazie a you. Grazie veramente di cuore. Ora scherzi a parte. Io veramente ti ringrazio perché... E torica napolitanamente perché... Ti ringrazio veramente assai perché...
Veramente stai facendo un sacco di cose per sto canale. Stai diventando il top dei donatori qua, top dei supporter del canale. Ah, Fernbus, tu mi fai emozionare. Grazie comunque per il supporto che dai. Che dai, ma che hai dato anche in passato. Quando ogni tanto mi dicevano, entravano e dicevano siamo gli amici di Fernbus. Quando all'epoca avevo un decimo dei followers che ho adesso. Eh sì, erano più o meno una ventina, sai, 20, 25, quindi sì, è più o meno un decimo. Poi, anche grazie a te, è cresciuto il canale. E sono stato fortunato. Fortunation. Io pure quando posso lo faccio veramente con tutto il cuore, poi soprattutto con te, insomma, con gli altri amici, che poi alla fine questo affiatamento è nato così, diciamolo pure, un po' per caso. E poi alla fine, sai, uno si aiuta oggi, si aiuta domani. E poi, come dice, la bontà è come sono come i semi nel vento. Quello che uno semina, quello raccoglie. Urgens. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questo litanio! Mi dai i nervi! Addirittura. Ah, io sono così forte. Femori. Dopo mi vengo a fare 500 risate nella tua live. Anzi, 551. Anzi, quando hai detto 728, mi vengo a fare la 729esima risata. E la vaga impressione che stasera arriveranno un sacco di nuovi followers. Perché fai divertire e poi perché sei anche una persona molto umile. Ora pronobis. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot è comunque sto bunker. Senza offesa a quelli che l'hanno. E io vago! E io vago! Hai ragione. E io vago, ecco. Quando mi sta costando sta riparazione qua? Ah, questa è quella, mamma mia, che stacca! Però ho scordato quest'altro qua. Passiamo di qua. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Alla faccia del bicarbonato di sodio, buongiorno. Oh, Fernbus, guarda, io ti ringrazio di vero cuore. Non ti dovevi disturbare, hai fatto veramente tanto per questo canale. A me, come ben sai, basta che uno passi in live e mi fa compagnia o magari si ferma a salutarmi. Comunque, a parte gli scherzi, grazie, 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 grazie di cuore, quindi approfitto. E quindi, se non seguite a Fernbus, seguitelo. Perché Fernbus è un buon aiuto. Mi raccomando, seguite Fernbus 08. Wunderbar. E allora, vediamo un po' se riusciamo a mandare una doccia decente. Ecco qua. Ah, io non me la ricordavo così, è un'impresa sto bagno qua. Mamma mo sì, mi sto ricordando. Altro che su, alla faccia del bicarbonato di sodio. Ah, eh? Mettiamo un bel lavantino. Via,
Wunderbaren. Lavan. Jürgens. Aram Pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi. Addirittura. Ui, ma quel lavandino piccolo, singolo, eccolo qua. Rubinetto, lo mettiamo dorato, base. Ferbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, CIR 10. Ah, faccia la miseria, Ferbus. Grazie, comunque. Approfitto, mo. Brindo alla salute tua e di tutti quelli che seguono e non seguono il canale, ma alla salute di tutti quanti. Aspettate, fatemi finire di montare sto lavella qua. Ecco qua, ma apposta, la salute, ho messo pure il rubinetto dorato. Ok. Grazie Fernbus, veramente. Mettiamo un radiatore qua. Effettivamente. grazie. Allora, mi sono scordato cosa devo mettere. Ah, sì, il radiatore, impianto. Impianto del radiatore. Eccolo qua. Forse questo è meglio se lo metto qua. Mettiamo un altro radiatore. Ne metto uno qua. Eccolo qua. Non ci fa, ok. Allora mettiamo solo questo radiatore. Radiatore radiatore. Eccolo qua. No, questo qui, come si dice dalle due parti, giusto Fermus? Questo qui. Jürgens. Aram Pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania. Mi dai nervi. Usiamo un po' questo vater, no? Ah, questo è tutto, credo che mi facesse sedere. Ah, allora, qua deve essere, dicono che deve essere proprio minimal. Però qua, aspetta, dai, di qua. Qua un lettino ci vuole però, eh. Il lettino ci vuole. Letto, lettino. Allora, era cassetto, sì, letto con cassetto. Dovrebbe sbucare, eccolo qua. Allora, uno lo mettiamo qui e singolo, sì, però qua quasi quasi un divanetto, sedia. Che cosa ho detto? Hai capito cosa ha detto? 1.21 gigawatt. E qua mettiamo sta bella sediolina a dondolo. Ecco qua. Usa. Non posso farlo adesso. Ah, vabbè, come non dite. Allora qua il grosso è fatto, poi devo soltanto completare l'opera qua. Allora qua quasi quasi fare una cause shock because allora qua intanto
metto la giusto. Se ascoltate proprio, qua giù nel bunker non c'è la cucina. Mamma mia, è quello come fanno a sopravvivere. Jürgens. Ora Brunavis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela Bardot. Con questo litanio. Mi dai nervi. Ora Brunavis. A proposito, Fernbus, com'è la live? È sempre abbastanza fluida. Io purtroppo al momento non so perché, ma ogni tanto qua il gioco mi rallenta un pochettino nelle fasi di salvataggio, e allora è un fatto che forse sta aggiornando qualche altro gioco. Sto facendo la vita dello signore. Peppiniello, quelle pizze diventano due. E io pago. Allora. Peppiniello, quelle pizze diventano due. Bravo. Allora. Ci siamo quasi. Ma lavello, eccolo qua. Mobile da cucina con lavello. Ah, questo è lo stesso che ho io nella casettina là. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, cir 10. Ah, facciamo se questo. E tu, grazie mille, tu veramente. Qua il sistema tra poco ti deve dire grazie. Grazie mille. Grazie, io veramente. Veramente mi staranno una grande mano, ma una grandissima mano. Fernebus. Ca, nessuno è fesso, ha capito? Laggiù. Effettivamente, ca, nessuno è fesso. E io pago. Ui, si è pagato? Ah, ok. Sta caspita di lavatrice. Ogni tanto sto gioco si fa il suo girettino. E io pago. E giustamente hai ragione. Hai perfettamente ragione. Allora qua cottura. Andiamo un po' piano cottura. Allora, appoggiamo un attimo questa terra qua. Prendiamo un altro mobiletto. Qua c'è pure un frigorifero. 40 centimetri. Prendiamo 45 centimetri. Stretto. Fernbus 08 ha appena brindato con 15 bits. Grazie mille. Cir 15 te li meriti. Grazie, io lo spero vivamente di essere meritevole. E voglio Fernbus e Carnale, voi amici napoletani, mi potete capire, è una brava persona, una persona di cuore, al di là ora di quello che sta facendo e che state vedendo, è una persona veramente di cuore. Quindi, se non lo seguite, passate nel suo canale, come farò io dopo, e mi vado a divertire un pochettino. La cucina un po' arrangiata qua, ma giustamente questo ci deve passare. Aspetta, ora qua mi serve un altro mobile. Gustum. Forse mi conviene prendere questo. No. Gustum. C'è il forno. Più
Jürgens. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! E allora, andiamo qua. Brigitte Bardot, Bardot. Allora, qua gli devo mettere un altro mobile. Gustum. Gustum. Oh, Gustum. 80 centimetri troppo. Allora, sta. Mobile. Mobile in legno. Decisamente. Mi fai morire da ridere. Ma fai spassare, come si dice a Napoli. Veramente mi fai spassare. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille, Cir 10. Ah, faccela mi sei Fernbus, grazie. E tu stasera qua mi fa ubriacare. Ah, Fernbus, sei un mito, sei, come dicono, come diceva il grande Max Pezzali 883 nella canzone Sei un mito. È così. Ienno così, ienno. Voglio. E io vago! E io vago! Ah, non lo metti in dubbio. sì, hai ragione. Hai proprio ragione. Mettiamo un paio di tre sedioline qua. Lamox. Ecco qua. Uno, due e tre. E usciamo nel giardino. Voilà. E allora, io direi, arrivato a sto punto, di mettere la casa in vendita. Vediamo un po' quanto riusciamo a guadagnare. Metti la casa all'asta, metti la casa all'asta. Allora, 190. Allora, proviamo a negoziare, vediamo, 47 no, facciamo 15, 24, e vediamo se riusciamo a prendere quest'extra. Spero che qui saremo al sicuro, quindi, ah, l'ha presa, ok, ok, e allora accetta l'offerta. E allora carissimi, grazie a tutti per avermi fatto compagnia anche quest'oggi in questa ormai consueta e lunga live qui su House Flipper. Il nostro appuntamento è per mercoledì prossimo. Questa replica sarà disponibile su YouTube venerdì
alle 12. Poi, per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, vi invito a non lasciare ancora il canale, perché a breve, al termine di questo video, continuerà la programmazione del canale. Allora, io come sempre ringrazio tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia in live, ma ringrazio soprattutto voi che state guardando questo video in replica e avete onorato e deciso di in qualche modo di far crescere questo canale seguendo il canale. Voglio ovviamente ringraziare ovviamente l'amico Fernbus per i bit che ha donato, l'amico Alfredo, Arvid80, insomma tutti quanti voi che siete passati anche nel canale a salutarmi. Poi per quanto riguarda il gioco, se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi a prezzi scontati e giochi multipiattaforma, nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube, troverete i link, diversi link, fra cui uno per acquistare i giochi multipiattaforma scontati fino al 70% e 4 link che sono i miei canali social YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Quindi, per voi che state guardando questo video in replica, mi auguro di avervi fatto compagnia e vi prego di non lasciare la programmazione perché a breve continuerà con il programma successivo. E adesso passiamo a salutare gli amici, prima in lingua inglese, poi francese e terminerò, scusatemi, con la lingua napoletana e ovviamente il saluto bene augurante. And so, thank you so much everyone for watching this live streaming. Thank you so much for your company. And I want to say thank you so much if you are watching this video on rerun here on Twitch, or if you are watching this video on YouTube, you will find this video on YouTube on Wednesday. If you are interested to buy this game or other games with a lower price, you can find in the video's description, so here on Twitch on my YouTube channel, you will find the few links that are the link where you can buy games multi-platform, and you will find the four links that are my social media channels: YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. Thank you so much again. If you are watching this video on rerun, please stand by. Don't leave the channel. You will watch the continuation of my programmation of the channel. Thank you so much again. And now I will talk in French, then in Italian. Sorry, in Neapolitan. Wishing you all the best. Thank you so much again. Alors, merci beaucoup pour avoir regardé cette direct. Merci aussi à vous si vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique dans mon canal Twitch. Merci beaucoup à vous aussi que vous êtes en train de regarder ces vidéos dans mon canal YouTube. Vous pouvez regarder ces vidéos sur mon canal YouTube vendredi à midi. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu à prix réduit, jusqu'à moins 70% dans la description des vidéos, donc ici sur Twitch et sur YouTube, vous allez trouver 5 liens qui sont le lien pour acheter le jeu multiplateforme. Puis, vous allez trouver 4 liens qui sont mes canaux social media, YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch.
Et encore une fois, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch, ne quittez pas le canal. Quand on va terminer cette vidéo, la programmation va continuer. Et alors, merci beaucoup. Restez encore ici. Je vais vous saluer dans la langue napolitaine pour vous souhaiter de très bonnes choses. Voilà, merci beaucoup encore. E allora, io come sempre vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto durante questa diretta. Ringrazio a tutti quanti voi che avete guardato questo video in diretta, ma soprattutto grazie a voi che avete guardato questo video in replica in coppa a Twitch. Spero che vi abbia fatto una buona compagnia. Ovviamente, questo video è disponibile in coppa a YouTube, in tuo canale YouTube, Viernari e Mezzigiorno. Poi, se siete interessati a accattare questo gioco di gioco scontato, nella descrizione del video trovate 5 link, che sono appunto i canali social media, che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente pure Twitch. Quindi l'appuntamento è per mercoledì prossimo, settimana prossima. Io ancora una volta vi ringrazio. Se state guardando questo video in replica Kango per Twitch, non variate perché quando fornisce sta diretta continua la programmazione del canale. Quindi grazie mille a tutti, grazie a tutto quanto, grazie mille a tutti, thank you so much, merci beaucoup, è stato buono, ciao.